Ciao ragazze, terzo appuntamento con i trucchi più usati della settimana. Questo video sarà pubblicato con un giorno di ritardo rispetto alle altre ragazze, che sono Fedi Kitty, Glamour Coma e tantissime altre, ma purtroppo ho avuto alcuni contrattempi e impegni, per cui come vedete non compaio neanche in video perché non sono riuscita a restaurarmi in tempo utile per presentarmi, diciamo. Comunque sia, non importa, iniziamo subito anche perché i prodotti che ho accumulato nella solita borsa di Pupa sono un po' tanti e quindi voglio mostrarveli subito. Allora, per quanto riguarda il viso, come sempre sapete che il mio repertorio in questo senso è molto povero perché io ho un problema dermatologico per cui non posso utilizzare prodotti per il viso. Appena copro la mia pelle si arrossa, per cui l'unico fondotinta che saltuariamente posso utilizzare è quello minerale di Neve Cosmetics, nella colorazione medium neutral. E di già vi mostro anche il blush, che ho utilizzato insieme a questo fondotinta, che è questo qua in crema della Kiko, che può essere applicato sia sulle guance che sulle labbra, ed è la colorazione 05 Spicy Chocolate, che come vedete è questo bellissimo color mattone, se vogliamo, ma neanche mattone perché è proprio un rosso che mi piace molto, insomma, è uno dei miei blush preferiti. Adesso passiamo ai prodotti per gli occhi, dove sapete mi sbizzarrisco sempre molto. Allora, innanzitutto come base questa settimana ho utilizzato solo l'I Love Stage di Essence, infatti la Kiko Eye Base Primer finalmente è finita, per cui per un po' non la vedrete in quanto non ho più avuto modo di passare da Kiko e quindi non so quando la ricomprerò. Voglio prima concentrarmi su questa e sulle mini size della Urban Decay che sto finendo anche loro. Con l'I Love Stage di Essence io in generale mi trovo bene, anche se proprio questa settimana realizzando un make-up un pochino più complicato che poi vi andrò a spiegare, in effetti verso sera c'era qualche righetta nelle pieghe della palpebra mobile, per cui insomma diciamo che secondo me non è un prodotto affidabilissimo al 100%, e quindi voglio sempre avere in casa un'altra base, magari un pochino più valida. Ombretti, allora vediamo cosa c'è nella borsa. Innanzitutto c'è la Naked 2, con la quale ho realizzato il solito trucco nude che avete già visto. Ho postato anche una foto sulla mia pagina Facebook domenica, per cui il classico trucco nude da abbinare poi con un rossetto rosso, come può essere ad esempio Ruby Woo, che era quello della foto. Sulla rima ciliare inferiore ho creato una linea verde con questo bellissimo eyeliner della Pupa, che fa parte della 50's Dream Collection, che conoscerete tutte. Poi cosa c'è? L'Elegantissimi. Allora, con l'Elegantissimi questa settimana era già tanto che non lo utilizzavo, non ho realizzato il solito trucco nude che faccio spesso, ma ho realizzato un trucco abbinando una base marrone, che adesso vi vado a spiegare, con un pigmento sempre di Neve Cosmetics, che è Jungle. È un pigmento famosissimo, vedete un verde glitterato molto bello. In pratica io cosa ho fatto? Ho creato una base con questo colore qui, chiaro, neutro, che è Butterfly. Poi ho preso il pastello di Neve Cosmetics, che adesso vi vado a cercare anche lui, Ebano. Ebano, vedete? Quando metterà fuoco sarà sempre troppo tardi. Comunque sia, con Ebano ho creato la V nella piega dell'occhio. Ho sfumato la matita molto bene, insomma, al meglio possibile. Poi con il pennellino a penna di MAC, questo piccolino, ho preso questo marrone scuro della Elegantissimi che è Espresso e sono andata a delineare, diciamo così, a ripassare sopra la matita precedentemente sfumata. Ho sfumato di nuovo bene nella piega il colore e quindi ho creato praticamente una base, appunto, andando poi a mettere Etoile come illuminante. E infine, con il pennello da ombretto, che è questo qua sempre di MAC, che conoscerete già, cosa ho fatto? L'ho bagnato con la nebbia fissante, che anche lei era già da un po' che non lo utilizzavo, e ho prelevato appunto Jungle e l'ho applicato al centro della palpebra mobile, per cui siccome poi aprendo l'occhio, diciamo così, il marrone si nota meno, si nota bene il colore ed è un tipo di trucco che mi piace molto, magari un pochino complesso da realizzare, ma l'effetto è molto bello. Tra l'altro, al posto del verde si può mettere qualsiasi altro colore, magari se avete un colore un po' particolare, un po' forte, che non si riesce ad utilizzare da solo, questo è un modo per appunto poterlo utilizzare. Sui pigmenti di Neve Cosmetics voglio fare una piccola digressione dicendo che io ne ho
alcuni, in tutto 3 o 4, che sono tutti omaggi durante i vari ordini che ho fatto. Non ne ho mai acquistati consapevolmente, diciamo, perché comunque il pigmento in generale non è che sia proprio la mia passione, perché comunque magari bisogna bagnare, insomma è un pochino complesso da usare. Però poi quando mi ricordo di utilizzarli devo dire che sono molto belli, insomma si sfumano bene, insomma sono prodotti comunque validi. Un altro make up che ho realizzato con piacere questa settimana, sempre Neve Cosmetics, è questo qua con questa palette che vedete inquadrata, che è la Chiarissimi. Con la Chiarissimi io realizzo spesso un make up molto semplice, del quale vi avevo già parlato in video precedenti, applicando Bouquet, che è questo bel lilà, sulla palpebra mobile e sfumandolo nella piega, e utilizzando Unicorno, che è un colore famosissimo, come illuminante, poi mascara, eyeliner e abbinato un rossetto molto scuro, Vampi, che ad esempio è Diva di MAC, che poi vi mostrerò dopo, per cui è uno dei miei make up preferiti questo. Un altro make up che ho realizzato con piacere questa settimana è quello con questa cialdina Essence 3D, che è la numero 07 Irresistible Smoky Eye. È una cialdina 3D della Essence che avevo acquistato quest'estate e che non avevo mai utilizzato. È composta da questo grigio shimmer in 3D e da questo bel nero glitterato. In pratica cosa ho fatto? Ho applicato il grigio sulla palpebra mobile, così, ecco, si vede. Poi ho preso la perversion contenuta nella smoked e ho creato di nuovo la V, diciamo nella piega dell'occhio. Ho sfumato la matita benissimo, dopodiché, sempre col solito pennellino a penna di MAC che vi ho mostrato prima, ho diciamo ripassato la matita precedentemente sfumata con il nero glitterato, che è questo. Ho sfumato bene. Ho applicato Kinky come illuminante proprio al di sotto delle sopracciglia e Freestyle come, diciamo, intermedio tra Kinky e la sfumatura che si è creata con il nero, diciamo così, in modo da appunto attenuare il tutto. E il risultato è stato un make up che mi è piaciuto molto, insomma un bel risultato, ecco. Per finire il discorso degli occhi, come mascara ho utilizzato questi due che vedete inquadrati, che sono il Super Mascara Estremo di Collister e il Vamp di Pupa. Come sapete, l'ho già detto, mi trovo meglio con il Vamp di Pupa, e siccome questo è giunto al termine ed è già stato rimpiazzato da uno nuovo che ho acquistato ieri da Tigotà, perché comunque il Vamp per ora è il mio mascara preferito, cosa ho fatto? Ho intinto lo scovolino di Vamp nel flacone di Collister. È una cosa che magari non si dovrebbe fare, ma siccome poi i mascara li utilizzo solo io, non ci sono contaminazioni, è che non ci sono rischi di contaminazioni, per cui è andata così questa settimana. Come matita nera ho utilizzato il Trucol di Pupa nella Rimentea. Come eyeliner, oltre al Sephora ergonomico, che non vi sto a mostrare perché lo ricorderete, ho utilizzato spesso questo qua in gel di Maybelline, l'Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner, che anche lui sta finendo e che comunque poi sostituirò sicuramente perché è uno dei miei prodotti preferiti. Adesso passiamo ai prodotti per le labbra. Innanzitutto vi mostro questi due rossetti di MAC famosissimi, che sono Russian Red e Ruby V, che ho utilizzato abbinandoli al trucco nude realizzato con la Naked 2 e con la rima ciliare inferiore verde. Allora, di giorno ho utilizzato Ruby V, e si vede nella foto di domenica sulla mia pagina Facebook, se vi interessa andatela a vedere. Ruby V, vabbè, è famosissimo, e questo retro matte stupendo che vi vado a swatchare al volo. E in questo periodo ho la fissa per Ruby V, lo utilizzo in ogni momento che mi viene bene, insomma, lo adoro. Alla sera, sempre con quel trucco lì, ho voluto invece utilizzare Russian Red, che come vedete è un po' più cupo, è sempre un matte, è un rosso più classico se vogliamo, e vi vado a swatchare anche lui. Come vedete è molto più scuro e cupo, e forse un pochino più lucido rispetto a Ruby V. Io comunque li adoro entrambi, perché comunque è impossibile scegliere tra uno e l'altro, e secondo me non sono un doppione averli tutte e due, perché comunque non sono. Tra l'altro Russian Red è stato il primo rossetto MAC che ho acquistato, e quindi ci sono anche particolarmente affezionata. E poi ho utilizzato Diva, sempre di MAC, se vi fidate sulla parola, perché qui prima che inquadri è notte. Comunque sia, Diva di MAC è questo rosso, è Vampi praticamente, ve lo vado a swatchare, vedete, un rosso estremamente cupo, cioè non è rosso, è scuro proprio,
dico, quasi rosso mattone scuro, ecco. Come ho già detto, si abbina molto bene a quel make-up con bouquet e unicorno della Chiarissimi. È proprio la morte sua, diciamo. È uno dei miei rossetti preferiti, anche questo. È di nuovo un matte. Come matita per le labbra abbinata a Russia Red e Ruby Woo, ho utilizzato Cherry, ovviamente, perché diciamo che è la partner ideale. Con il make-up marrone verde, diciamo così, realizzato con la elegantissima Jungle, ho abbinato rosso icona di Collistar. Rosso icona 6 di Collistar. Anche lui lo conoscete, ho anche fatto una review di questo rossetto, della quale vi lascio il link qui da qualche parte se riesco. È un video un po' vecchio, ma comunque è la review di questo rossetto, che comunque passando i mesi mi piace abbastanza, tutto sommato, perché comunque vedete è un rosso molto portabile. In alcuni casi, per far prima, insomma, per comodità, ho utilizzato questo lip gloss. Sempre mini size della Urban Decay, che era contenuto nella Naked 2, anche lui sui toni del rosso. Mi piace mica il rossetto rosso, non so se si è capito, ma vedete. E quindi basta, essenzialmente direi che i rossetti che ho utilizzato sono questi. Terminiamo con i prodotti per le unghie. Partiamo da questo qua di Collistar Smalto Gloss Effetto Gel, che è quello che sto indossando. Come vedete, un colore molto bello, ma se lo osservate più da vicino, vedete che è sbrecciato, rovinato, insomma, fa schifo. Questo smalto mi ha fatto proprio incazzare questa settimana, perché mentre lo applicavo era già talmente appiccicoso che si sbeccava, insomma, non asciugava, mi ha fatto proprio veramente arrabbiare. Come vedete, tutto sbeccato in punta. Adesso va bene, sono quasi 2 giorni che ce l'ho, però insomma, e oltretutto mi ha indebolito enormemente le unghie, per cui questa qua del mignolo e questa mattina poco fa questa del medio, bruttissima, si sono rotte, si sono sfaldate, e quindi credo che lo getterò nella spazzatura. Proprio io non so voi che esperienza avete avuto in merito, io veramente non ne comprerò mai più di questi smalti Collistar. Per la cronaca, il numero 570 Blu Camaleonte. Ho utilizzato il Rouge Noir di Chanel, questo niente da dire, nulla da eccepire, è fantastico ed è un grande classico. E infine ho utilizzato, prendendolo da questa bellissima pochette di Pupa, questo kit che in pratica consiste, vedete, di 3 smalti. Allora abbiamo una base top coat trasparente, uno smalto lasting color di questo bel fucsia scuro che è molto bello. Adesso non so che numero sia, comunque uno smalto molto bello. Infine c'è questo top coat glitteratissimo che si chiama Diamond Top Coat, in quanto è composto da mega glitter, vedete, enormi, che dà un effetto meraviglioso. A me piace applicare il fucsia, chiamiamolo così, su tutte le unghie, e poi il Diamond Top Coat sulla ring finger nail, praticamente per fare l'accent nail, in quanto tutte quante le unghie forse un pochino troppo. Però insomma, questo è un kit che veramente era già tanto che non utilizzavo e ho riscoperto con piacere. Per cui ragazze, questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!